Eccoci, buonasera, buonasera, ben ritrovati, 17esima edizione Dialoghi sulla rappresentazione. Siamo al quinto, direi, incontro di questo secondo ciclo, perché il primo ciclo era partito quest'estate con Paolo Rumiz e con Filippo Capobianco. Dopo aver incontrato un filosofo come Simone Ragazzoni, dopo aver incontrato un logico matematico come Pier Giorgio Odifreddi, un filologo come Corrado Bologna, un poeta come Alessandro Rivali, oggi siamo con un altro poeta e scrittore che è Giuseppe Conte, sempre in dialogo con Massimo Minella. Quest'estate, quando ragionavo sul nostro percorso, che come sapete è dedicato quest'anno alla caduta, la caduta da tanti punti di vista, in filosofia, in matematica, il prossimo incontro sarà con Claudio Bartocci, matematico, cadere in errore il 22 di questo mese. E poi il 25 saremo fuori dal percorso più canonico dei palazzi di Genova e saremo alle serre del Basilico di Pra e saremo al cimitero monumentale di Murta con un doppio concerto. Al pomeriggio, in forma un po' più, come dire, intima, nel roseto del cimitero monumentale di Murta saremo con Beppe Gambetta e poi alla sera invece con un concerto più ampio nelle serre del Basilico con altri caduti, nel senso di caduti in errore, e quindi sono i grandi banditi della storia del West messi in musica dai vari cantautori e reinterpretati da Gambetta. Bene, e oggi siamo appunto con Giuseppe Conte e con Massimo Minella. Quest'estate, vi dicevo, mentre ragionavo sul tema La caduta, ho letto questo bellissimo libro di Giuseppe Conte, Il mito greco e la manutenzione dell'anima, e subito gli ho scritto e subito, devo dire, ringrazio, mi ha risposto per chiedergli se poteva essere parte del nostro percorso. Cito soltanto due miti che immediatamente ci fanno pensare alla caduta: Fetonte, che vuole guidare il carro del sole ed è come ragazzo che vuole guidare la Ferrari del padre e finisce poverino male. E l'altro è Icaro, no? L'altra grande caduta che abbiamo citato più volte in questi incontri, solo per citare due miti greci che hanno fortemente a che fare con il tema della caduta. Ma voglio anche presentare questo libro, Nessuno può uccidere Medusa, che è l'ultimo libro di Giuseppe Conte. Ecco, i libri li trovate poi all'uscita e sono qui grazie all'amico Ritrovato, la libreria che ci segue sempre. Bene, non rubiamo altro tempo, andiamo invece a incominciare. Giuseppe Conte e Massimo Minella, grazie ancora, grazie. Sì. Buonasera, grazie a tutti voi. Grazie anche a Giuseppe Conte, poeta, scrittore, traduttore, che ha accettato di dialogare con noi. È il secondo incontro che noi dedichiamo alla poesia. Non so se qualcuno di voi era presente al precedente incontro con Alessandro Rivali. Io avevo un po' spiegato come mi ero preparato quell'incontro, partendo dall'ultimo romanzo di Alessandro, Il mio nome nel vento. E quello è stato l'inizio per avvicinarmi a lui, poi sono passato al suo poema in frammenti, La caduta di Bisanzio. Questa volta invece, Giuseppe, io mi sono mosso in modo diverso. Ho iniziato proprio da questo libro, tema della nostra serata, Il mito greco e la manutenzione dell'anima. Sono entrato in libreria, ho chiesto informazioni dove posso trovare il libro di Giuseppe Conte e loro mi hanno detto mitologia secondo piano. Ecco, io sinceramente pensavo il quinto, ho detto magari era più vicino all'Olimpo, invece la mitologia in questa libreria era al secondo piano, l'ho acquistato, ho iniziato a leggere. Questo mi ha avvicinato ulteriormente alla tua produzione, che conoscevo appunto come poeta, e soprattutto mi ha già messo subito in contatto con il tema, ecco, di questo nostro incontro. È molto bello, tra l'altro, quando tu in una recente intervista, parlando, e vorrei proprio iniziare da quello del tuo ultimo romanzo, Nessuno può uccidere Medusa, ti definisci un cronista dell'anima. Allora, questa sera dialogano due cronisti. Io, che sono un cronista, diciamo, del corpo, con i miei racconti, con le mie cronache quotidiane, tu sei un cronista dell'anima, che ti avventuri appunto nel mito di Medusa, anche se lo trasporti nei nostri giorni, perché la tua Medusa è Amedea, è una ragazza appunto che vive una situazione particolare, un triangolo particolare con Esmeralda, con Vittorio, poi chi vorrà appunto approfondire potrà farlo, ma subito
ti confronti con un mito che porta anche inevitabilmente a grandi cadute, come il mito di Medusa. Certo, io ti ringrazio, caro Minella, e ringrazio tutti voi che siete qui. Questo di cui sta parlando, il mito greco, l'evoluzione dell'anima, è un libro addirittura di 4 anni fa, ma è uno di quei libri che, vedete com'è grosso, si può mettere lì sul comodino e poi ogni tanto aprire e tornarci. Quello uscito appena da 2 settimane invece è un romanzo, quello va letto, chi l'ha letto finora l'ha letto in poche ore, speriamo bene, e è uscito appena. Medusa, il mito di Medusa è raccontato ambientandolo nella Sicilia contemporanea. Il mito è quello, è lo stesso archetipo mitico della Medusa di Ovidio, però poi è calata in personaggi che vivono la loro storia nella Sicilia contemporanea. La caduta di Medusa, lo sapete, è la pietrificazione. Medusa subisce un torto orribile e questo torto orribile la fa cadere nella pietrificazione, cioè nel murare la propria anima e perdere in qualche modo una larga parte della propria umanità. Questa è la caduta di Medusa, nel libro lo troverete, c'è un racconto molto più largo di così, però il tema centrale, il tema fondamentale è proprio questo. La storia di Medusa nel mondo contemporaneo, nella Sicilia contemporanea, nel senso di una riscrittura, ma non riscrittura a freddo, riscrittura a caldo del mito. E delle passioni che il mito muove e del senso di caduta di cui poi oggi, stasera, siamo qua per approfondire il senso. Grazie per aver ricordato il mio romanzo, perché io quando ho accettato di venire qua non sapevo che la data, quando ho visto che il romanzo usciva nel frattempo, la mia casa editrice mi ha detto: ma senti, ma tu sei matto ad andare a parlare di altre cose mentre c'è un romanzo in libreria? È un gesto veramente un po' di esagerata disinteresse. Allora insomma, diremo 2 parole. E Minella, senza che io glielo chiedessi, fantasticamente mi ha dato là per dire che c'è questo libro che parla del mito e in qualche modo rientra anche nella tematica di questa sera. Certo, è un mito ancora attuale, come lo sono tutti i miti, perché il tema del nostro incontro, del tuo volume, è proprio quello, che ci porterà appunto a ragionare, ad indagare sui miti con cui ogni giorno noi siamo chiamati a confrontarci. I miti, i mostri che stanno dentro di noi e che noi dobbiamo cercare tutti quanti di tenere a bada nel modo migliore e più opportuno. Le vicende che tu tratti in questo tuo libro, che ricordi appunto hai scritto qualche anno fa, Il mito greco e la manutenzione dell'anima, in effetti mi portano ad una prima riflessione. Tu l'hai scritto in tempo di Covid, diciamo, e quindi ci sono 2 cose che, tra le tante che mi hanno colpito. Il fatto che tu sistematicamente, non è un vezzo, è proprio la tua scelta, la tua cifra stilistica, dialoghi col lettore dicendo cara lettrice, caro lettore, perché vuoi dialogare effettivamente con loro. E rifletti in tempo di Covid su quello che stavamo vivendo e che continuiamo a vivere. E qui, pur parlando di miti greci, ci porti ai temi a te più cari. Io ne cito alcuni. Questa natura sempre più sotto assedio. Questa Europa, ne cito soltanto 2 perché sono spunti che torneranno anche nelle nostre riflessioni sul mito, questa Europa che ormai vive questa deriva tecnologica, sempre più legata e votata al profitto, alla produzione, insomma temi che riguardano la vita di tutti noi e con i quali noi ogni giorno ci confrontiamo. E questo ci porta inevitabilmente a confrontarci con le cadute. Noi questa sera stiamo dialogando intorno alle cadute. Ecco, un tema quanto mai attuale, perché tutti quanti siamo caduti, abbiamo avuto la possibilità di rialzarci, siamo ripartiti e quindi affrontiamo la nostra vita attraverso un continuo movimento tra cadute e possibilità di rialzarci. Credo che questo sia un po' una prima chiave di lettura di questo tuo testo, avvicinandoci al mito. E così ti ritrovi in questa riflessione sulla caduta iniziale. Sì, il mito mostra sempre i lati e i contrasti tra il buio e la luce, e quindi tra la caduta in qualche modo e la resurrezione o la rinascita. Per cui nel libro, peraltro, io ho voluto mettere, non è un sottotitolo, fa parte integrante del titolo, la manutenzione dell'anima. Sì. Uno dice, ma la manutenzione dell'anima è una cosa immateriale, come fai? Ma io intendevo manutenzione come cura attenta e preventiva. Cioè, l'anima, diciamo cos'è per me almeno, poi per me, per tutta la scuola ilmaniana, per tutti la psicanalisi junghiana di un certo tipo, è un soffio, è il soffio vitale che ci regge
e che mette insieme corpo e anima, non è la mente, non è la mente. Molte giornaliste laiche di Milano dicono: ma perché non hai messo mente, hai messo anima? Oh, che questo è un mondo antico, è un mondo veramente superato. Anima è la parola chiave, perché è di più della mente, è corpo e spirito messi insieme. Questo è il problema, questo è il bello. Quindi io ho usato la parola, e quando l'anima è piena di passione, di pulsioni, perché è il succo del libro è: ogni divinità greca, del pantheon greco, testimonia, incarna una pulsione dell'anima, quello che Dante al 33° del Paradiso chiama i movimenti umani, cioè il bisogno, il contraddittorio che ha l'uomo dentro di sé, di sentire passioni contrastanti, alle volte violente, alle volte tenere, alle volte luminosa, alle volte oscure. Certo. Ecco, questo è un po' l'uomo deve saper riconoscere nella propria anima questo pantheon, e chiamarlo, se lo chiama col nome delle divinità greche, gli è molto più chiaro. Ogni divinità greca incarna una passione dominante. E questa è un po' la tesi del libro. E se si conosce la propria passione dominante, si conosce il fuoco, il demone che ci anima, alle volte sono due, alle volte, però c'è sempre qualcuno dominante. Io una domanda che faccio: ma tu sai che mito stai vivendo? Sai che mito stai incarnando nel tuo vivere, nel tuo operare? Ecco, se lo conosci, lo puoi controllare, puoi fare operazione di manutenzione, che non è la cura. Cura è diverso, cura certo. È quando uno è già malato, quando uno è già caduto. Certo. E poi tu mi chiedevi prima, è conversando, preventiva. Perché parti dal Ponte Morandi? Cosa esatto. C'entra il Ponte Morandi? Cosa usi proprio il Ponte Morandi come simbolo. Il Ponte Morandi mi aveva impressionato, io non sono genovese, però passavo sul Ponte Morandi come via d'accesso a tutto il resto, io andavo in Toscana, andavo in Levante Ligure, quindi Ponte Morandi era un punto, tra l'altro anche un punto, lo dico, lo racconto, di... crisi generazionale tra me e mio padre. Mio padre, che era un uomo all'antica, un uomo nato nel 1920, un ex ufficiale, vedeva nel Ponte Morandi il trionfo del progresso e della civiltà. E io ogni volta dicevo: ma questo invece per me è una sfida prometeica al cielo, forse è troppo, forse l'uomo vuole troppo con un ponte così. Quando è caduto mi è tornata alla mente. E poi ho letto, come abbiamo letto tutti, che era un problema di manutenzione non fatta. Manutenzione non fatta. E la nostra anima è in piedi, è un ponte, perché mette insieme, da una parte c'è lo spirito, dall'altra c'è la carne, dall'altra c'è lo spirito, dall'altra c'è il corpo. Ebbene, questo ponte, che è la nostra anima, va tenuto caro. E la gente non lo fa più perché è presa troppe cose che riguardano la vita materiale, la tecnologia, il bisogno, perde di vista la propria interiorità. Se tu la perdi di vista, a un certo punto puoi sentirla crollare e non accorgerti e non accorgertene. E poi quando è crollata, allora non c'è più il mito che tenga, allora devi andare dallo psicanalista, devi andare dal medico, devi curarti. Invece, se tu riesci a sentire la tua anima, a vederla come qualcosa di vivente che è dentro di te, che tu puoi in qualche modo non curare, perché ho detto prima che non è una cura, appunto, è una forma di autoconoscenza, e di rispetto di questa autoconoscenza. Allora, ecco, quello qui diventa interessante, è del gioco importante, ed è quello di cui parlo, su cui tutto il libro ruota, è un libro dove si parla di molti miti, quasi tutto il pantheon del mito greco, sono molte figure qua, mentre nel romanzo c'è focalizzato tutto sulla figura di Medusa, qui c'è Medusa tra i mostri, che è un mostro particolare Medusa, perché Medusa è l'unico mostro greco che non nasce mostro. I mostri della mitologia greca sono già mostri, lo sono dall'inizio, lo sono sempre. Medusa lo diventa, e quindi è particolarissimo come storia. Però noi abbiamo dei mostri interiori. E non utile dire di no, oggi pervade il mondo un buonismo
ma scusate, ho detto una parola gergale, non dovrebbe neanche dire buonismo, una concezione irenica, tutto è bello, tutto va bene, tutto è pace, siamo tutti buoni, non è vero, ma manco per niente. C'è dell'oscuro in noi, tutti abbiamo un mostro. Se non lo sappiamo, può emergere e impossessarci, certo, di noi. Se lo sappiamo, possiamo fare i conti, possiamo vedere cosa succede intorno, certo, a quel mostro. Quindi per quello è manutenzione dell'anima. Certo. È un libro sul mito, ma è un libro sul mito con quel taglio lì. Perché libri sul mito, mi diceva prima Minella, che lo ringrazio per avermelo detto in un orecchio prima, io del mito ne parlavo negli anni 70, quando era considerato una colpa, non una cosa, certo, non come oggi che è quasi di moda. Quasi una moda. Oggi è quasi una moda. Negli anni 70 era una colpa, bisognava stare attenti a come lo dicevi. Io ricordo in certe conferenze, in certe università, venivo visto come un derelitto, un disgraziato, un nazistoide addirittura. Quindi, per me è stata dura, però ho tenuto duro perché sapevo che era il ricorso al mito era una strada buona per rileggere la realtà. Questo lo sapevo, ne ero sicuro e diciamo pervicacemente ho insistito su questa strada. E ancora oggi, continua. Continua, grazie. Senti, la forza secondo me di questo libro è proprio nella sua capacità di far interagire, di far dialogare il passato della mitologia greca con il presente, ed è pieno di esempi che riguardano il presente, a cominciare ovviamente dalla tragedia del Ponte Morandi, da questa tragica caduta, figlia di una mancanza di manutenzione evidente, quindi non ci può essere paragone parallelo più centrato. Ma sono tanti anche gli episodi che ci riportano al nostro vivere quotidiano, a questi improvvisi scatti di ira, quando non sono scatti di violenza, che possono portare insospettabili persone da tutti individuate come bravissime persone, bravi ragazzi, bravi padri di famiglia, a compiere gesti incredibili. Allora questo è figlio, come tu hai iniziato a spiegarci e continuerai a farlo, di chi non ha saputo tenere a bada quei mostri che sono dentro di noi e che non devono emergere, quasi come una sorta di pendolo, ecco, tra la gentilezza da una parte che può emergere nel quotidiano e l'aspetto più oscuro che può esplodere improvvisamente. Questo libro, quasi con uno schema matematico, ci invita a riflettere. C'è una prima parte in cui si riflette sull'Olimpo e sugli dèi che lo popolano. E poi si entra nel merito di ognuno di loro e alla fine c'è questa conclusione che ci dice come faccio a compiere un'opera di manutenzione della mia anima. Quale percorso devo scegliere? Ed è divertente, oltre che molto interessante, chi non lo ha letto lo può concorda con me, altrimenti potete verificarlo acquistando il libro. Ora per ora, come mi devo comportare alla mattina, quando mi alzo, e a metà giornata, a mezzogiorno, e quando vado a dormire la sera? È proprio un manuale che ci invita a riflettere su questo. Ecco, io ti tengo ancora su una riflessione su questo e poi voglio parlare di qualche caduta mitologica davvero che merita. Ecco, lo schema che tu hai dato, come è nato? Cioè tu sei partito con l'idea di strutturare così il tuo libro oppure è nato in corso d'opera questo periodo? Sai, in corso d'opera c'è sempre qualche modifica, qualche nuova strada, ma qui c'è una griglia precisa. Io ho dovuto prima mappare l'Olimpo greco, perché ho dovuto scegliere i più significativi. L'Olimpo greco è anche più grande di quello che ho descritto io. Quindi scegliere gli dèi e le dee, le eroine e gli eroi greci in base a che impulso incarnava, che pulsione incarnavano. Quindi prima una griglia, quindi dove far coincidere poi le due cose. Atena, dea della sapienza, sì, ma è Apollo, dio della bellezza, e poi Estia, dea del focolare. C'era da far emergere la sostanza d'anima in cui questi dei, questi antichi dei, queste antiche dee, queste antiche eroine ci parlano. Quindi è stato un lavoro abbastanza complesso. Certo, abbastanza complesso, sì. Anche perché dettagliare le passioni fondamentali non era così facile, le passioni sono tante. Le passioni sono tantissime, sono un tumulto, non sono ragionevoli, non sono razionalizzabili, le passioni sono un tumulto. E io a un certo punto me ne sono reso conto alla fine, quando stavo finendo la serie, che avevo dimenticato una pulsione, una che mi ero totalmente dimenticato.
la dice lunga sulla mia natura. Mi ero dimenticato la funzione di dominio, di oppressione e dominio che c'è negli dei greci, c'è nel mito greco, c'è ecco. Me l'ho dimenticato, tanto io sono anarchicamente contrario e lontano da ogni senso di dominazione, di supremazia, di potere, che mi... e poi invece ho visto, no, c'era Agamennone da raccontare, il signore Anaxandrone, il signore di uomini, lui sì che incarna il potere, la volontà di potenza nel modo più forte, diverso Achille, che non è solo un eroe della militare, Achille è un eroe solare, è un discorso molto complicato, io sono più sul versante di Achille che di Ulisse, e qui ma non so se qui l'ho fatto capire fino in fondo, sì, però sì. Ecco, me lo dimenticato, però tutte le altre pulsioni fondamentali ci sono, e questo è stato un lavoro preliminare, fatto durante il lockdown, che io ho vissuto in maniera non particolarmente, cioè chiuso in casa, semplicemente io non sono uscito per quasi, io quando sono uscito di nuovo, io ho casa in maniera predominante, sto a Sanremo, quando sono uscito di casa non mi ricordavo più il centro come era Fabio, non ci sono andato per tempo, non sono andato, io vivevo tra un negozietto di verdura sotto casa e il mio studio. E gentilmente mia moglie che dava invece, lei faceva, insomma, si occupa, usciva coraggiosamente un po' di più. Io stavo chiuso e stavo sempre davanti al computer. E ho scritto due libri, ho scritto Dante in Love, che è una storia fantasmagorica, c'è un personaggio che Dante è un fantasma in Dante in Love. E poi ho scritto questo, e anche lì il bisogno di rivolgermi, cara lettrice, sì, caro lettore, non era una captatio benevolentio. Sì. Sì. Io, i miei lettori sono pochi e sono tutti superiori. Scusate se divento un po' una forma blanda e credo, spero, perdonabile di supermi. Io non ho lettori qualunque, I miei lettori sono sempre persone che hanno una caratura superiore. E con loro voglio dialogare. Volevo proprio chiuso in casa, sì, chiuso davanti a uno schermo, davanti a qualcosa che passavo molte ore davanti allo schermo, tutto virtuale, tutto senza carne, tutto. E allora ecco, mi rivolgevo alla lettrice e al lettore con questa mano tesa, certo, questa mano tesa nel senso della comunicazione di qualcosa che io ritenevo importante di dover comunicare. Senti, è chiaro, appunto, è chiara la tua preferenza per Achille rispetto ad Odisseo, che tu racconti in un modo particolare, cioè ci racconti molto di lui, ci racconti il prima e il dopo, insomma, e questo ci fa capire, insomma, questo multiforme ingegno, per scusate, cui tutti noi lo conosciamo, lui, così come l'ha descritto Pindemonte, poi in realtà, insomma, è un multiforme ingegno. È l'uomo di multiforme ingegno, ma chi legge l'Iliade vede, sì, che Ulisse nell'Iliade, certo, Ulisse, se fosse stata scritta solo l'Iliade, Ulisse sarebbe un personaggio non solo secondario, ma anche negativo. Un bastardo, sì, un approfittatore, una carogna, una spia. Il povero Palamede, certo, viene venduto, il povero Palamede, senza nessuno. Sì. Ulisse diventa il grande eroe per due cose. Il mare, che noi abbiamo, certo, il mare, perché affronta il mare. E poi per le donne che parlano di lui, sono le donne che costruiscono Ulisse, è l'elemento femminile che costruisce Ulisse, è Nausica, è Circe, è Calipso, è Penelope. Loro costruiscono il mito di Ulisse, per cui l'idea che l'Iliade sia stata scritta da una donna, che io avanzo, le mie protagoniste di Nessuno può uccidere Medusa avanzano, è un'idea che l'ha scritta Samuel Butler, l'ha scritta Robert Graves, non è che me la sono inventata io, ma il sospetto almeno, ammettetemi che è un'idea poetica, che siano una donna, una principessa siciliana, ad aver scritto dalla Magna Grecia, ad aver scritto l'Odissea, quasi quasi si giustifica con la predominante presenza femminile nell'Odissea e con il fatto che Ulisse diventa Ulisse, cioè l'eroe fondatore della cultura occidentale, perché lui lo diventa grazie alle donne, grazie al sostrato femminile che lui a cui il destino lo porta incontro. Quindi sì, sono Ulisse, mi piace l'Ulisse, diciamo, che si lascia anche poi in maniera, però anche lì, anche nell'Odissea lui si comporta un po' male, pensate, con Nausicaa, non è che Ulisse, però lì nell'Odissea lui ha una vicenda di avventure di mare che lo rischia di
viaggio e di vita che lo riscatta. E Achille no, Achille, nessuno ha potuto scrivere di Achille. Ricordatevi che perfino Goethe tentò di scrivere un poema su Achille e non ci riuscì. Nel mio piccolo anch'io ho scritto 3 poesie su Achille e poi le ho cancellate. Non è un eroe che si può raccontare. Perché? Perché Achille è... Se lo prendi come eroe delle armi, come quello che uccide Ettore, sì, non va bene. Devi prenderlo come l'eroe solare del grande meeting europeo. Deve essere simile a Krishna, deve essere simile a, a Sansone, deve essere simile, deve essere visto come il grande eroe solare che si afferma completando il proprio destino. Il 19° dell'Iliade finisce con il cavallo Xanto che parla. E dice, dice Achille, ma stai andando a combattere, magari lo sai, morirai sotto le mura di Troia. E Achille dice, ma diavolo, io vado a compiere quello che devo fare. Questo gesto di adolescente strafottenza eroica, confessa, mi piace molto. Mi piacciono le persone che compiono il proprio destino, senza badare a tante storie. Quello di e Achille è come il sole che sorge, arriva al vertice e tramonta. E questo è il suo destino. Certo. Senti, tu fai una riflessione importante, parlavi appunto dell'ipotesi, insomma, che altri hanno già avanzato, anche tu avanzi, di un'autrice femminile, ecco, in questo caso dicevi prima, ma per la poesia parli di Safo, quindi dici che bello sarebbe se fossero 2 donne ad sì, aver segnato in modo così indelebile la letteratura. Ci pensate? Omero è sicuramente, l'Iliade è sicuramente un poema diciamo che ha l'essenza dell'eroe maschile, di un eroismo maschile, anche se sì, poi è più complesso, andrebbe analizzato ancora meglio. Ma se fosse stato l'Iliade scritta da una donna, da 2 donne, certo, ecco, magari le mie 2 protagoniste di Nessuno può uccidere Medusa, avremmo all'inizio della letteratura occidentale 2 forze femminili, Safo, che tra i 10 greci era il primo, comunque certo, non è la prima in ordine cronologico, ma certo è la più importante, la più solenne, forse anche la più conosciuta di più, e poi l'Odissea prima. Quindi la poesia epica e la poesia lirica avrebbero una matrice femminile, idea che sostanzialmente mi affascina. Senti, ti invito a riflettere, lo ha introdotto Sergio prima, su 2 famosissime cadute, ecco, che riguardano, che tu ti occupi anche nel tuo libro, i temi della mitologia, Fetonte e Icaro. E il primo appunto che sale su questo carro del sole ed è incapace di guidarlo e quindi provoca anche disastri, si spinge troppo verso terra e brucia tutto quello che trova, sale troppo verso l'alto e ghiaccia tutto quanto, insomma, finché Zeus con un fulmine lo fa cadere dal carro e morire. E lo stesso Icaro, che insomma disubbidisce al padre, Dedalo, l'architetto, che anche tu racconti in tutta la sua vita, ci fai capire che personaggio l'architetto Dedalo è capace di uccidere addirittura il nipote, insomma, prima di dedicarsi poi ad altro ed arrivare fino alla fine. Ecco, e se dovessimo riassumere e riunire queste 2 vicende, sono storie di giovani, di ragazzi che hanno disubbidito al padre. Sembra una costante quella di disubbidire al padre. In qualche modo io ho disubbidito mio padre, io padre poi ho subito lo stesso dalle mie figlie, ma insomma, sembra una costante che già dai tempi del mito rappresentano una realtà. Ecco. Guarda, di questi 2 miti, uno, quello di Fetonte, mi tocca fin troppo da vicino, perché io forse lo accenno nel libro. Io quando ero piccolo, che abitavo a Porto Maurizio in una vecchia casa solenne ma decaduta, molto grande, io con mio fratello, che saluto, dormivamo in una camera che aveva sul tondo del soffitto il cavallo e il carro del sole, e che veniva sbalzato nel momento peggiore, quando i cavalli si imbizzarriscono, avevano le froge con il fuoco, citi nel tuo libro, e lui che stava per cadere. Questo è un'immagine che noi, figuratevi, bambini, vedevamo tutte le notti, senza ben sapere cosa diavolo fosse. La casa era affrescata come molte case liguri di una volta,
con affreschi mitologici non a caso, e i parenti liguri, devo dire, non sapevano bene, non avevano fatto studi, nessuno aveva fatto studi classici o letterari, per cui, ma mio padre invece, che veniva dalla Sicilia e aveva fatto il liceo classico, ci spiegò cos'era quello. E effettivamente è un ragazzo che ha disobbedito a suo padre, qui faceva anche il gioco di un padre che lo spiega ai figli. Guarda cosa ti succede se fai il furbo. Però dentro questo mito, per mio parere, c'è di più. C'è il ricordo di alcune catastrofi cosmiche, perché non è, come prima tu hai detto, il carro del sole, è vero, Icaro, Fetonte lo vuole lui per un capriccio, c'è. Poi non lo sa guidare, però il fatto che quando lui va troppo in alto il mondo subisca una ghiacciata orrenda e quando lui va troppo in basso il mondo diventa pieno di incendi, a me fa venire in mente qualche piccolo accenno di mutamento climatico, signori. Quindi, certo. Dico, era allude sicuramente, come spesso fanno i miti, a catastrofi cosmiche che hanno lasciato un ricordo nel DNA, nella cellula uomo, perché sicuramente ci sono state queste catastrofi. E speriamo che non ritornino, perché con i tempi che ci troviamo. Quindi è un aspetto più cosmico, mentre Icaro è un aspetto più avventuroso, infatti è stato ripreso molto di più. Icaro è stato ripreso nella letteratura fino al libro di Raymond Queneau, che piace tanto a Italo Calvino, no? Icaro è involato. Icaro è un mito di disobbedienza pura, di fronte all'artigianalità di Dedalo, che non è un personaggio del tutto positivo. Dedalo è un architetto a rivista, è un architetto al servizio del potere, un architetto subdolo per certi casi. Questa invenzione è quello che lo riscatta, no? L'invenzione delle ali. Le ali che lui compone con delle piume, della cera, delle cinghie di cuoio, con cui fa l'imbragatura, e poi insegna a suo figlio Icaro, figlio di lui, di una schiava di Minos, come fare ad andare via dall'isola che era pattugliata dalle navi di Minos che non lo voleva lasciare andare via. E Icaro non lo obbedisce. Ma perché non lo obbedisce? Lui non fa succedere catastrofi, lui provoca una caduta soltanto per se stesso, perché Icaro viene preso dall'ebbrezza del volo. Gli piace talmente volare, è talmente bello per lui andare verso l'alto, che non si ricorda più che salendo troppo la cera si sarebbe sciolta, e le piume si sarebbero disperse e lui sarebbe caduto. Ed è infatti una caduta così emblematica, così di una disobbedienza, come posso dire, dettata dall'istinto, dalla gioia, dall'impulso a andare oltre, no? Icaro è una figura in quel senso lì molto emblematica, e cade perché ha osato, o perché ha seguito davvero un impulso naturale, certo, ma anche non controllato dalla ragione, mentre Dedalo, che è un architetto e un ingegnere, controllava tutto con la ragione. Quindi sono due figure molto emblematiche, molto. Sapete, la figura delle cadute nel mito ce ne sono tante. Io pensavo alla caduta di Prometeo. Prometeo va a rubare il fuoco agli dèi per dare agli uomini, atto controverso, perché è vero che fino all'Ottocento Prometeo è visto come un grande liberatore. Marx diceva il primo santo del calendario comunista, ma anche uno che, rubando il fuoco agli dèi e mettendolo in mano agli uomini, inizia quel processo di asservimento della natura da parte dell'uomo, che ha portato dritto dritto al fuoco supremo, cioè quello, il fungo di Hiroshima. Quindi è un eroe controverso Prometeo. Per me Prometeo è l'eroe dell'industria pesante, e quindi è caduto. Caduto, imprigionato una roccia, viene salvato poi da Eracle, l'altro eroe che cacciatore di mostri, e poi una tracaduta invece. Sono sempre eroi, come vedete, sono sempre ragazzi, uomini che cadono. C'è una caduta femminile, non per sua colpa, che è bellissima, è quella di Persefone. Persefone nel mito greco è la figlia di Demetra e viene rapita. Quindi è sempre un caso di violenza, come quello che c'è nel libro su Medusa, viene rapita da Plutone, il dio degli inferi. Lei cade direttamente da un prato di fiori che noi immaginiamo in Sicilia, quei bellissimi prati della Sicilia interna, coi narcisi, coi papaveri, viene
fatta cadere, sprofondare direttamente nel mondo degli inferi. E poi cade ancora quando riesce, per varie vicende, a essere liberata, a tornare sulla terra, ma cade perché ha mangiato un chicco della melagrana degli inferi. E c'è il mito è pieno di farabutti, c'è il giardiniere Ascalafo, giardiniere di Plutone, che la denuncia, dice, ah, lei ha mangiato, e allora chi mangia un frutto degli inferi non può stare sempre sulla terra, deve tornare per una stagione agli inferi. E così Proserpina per i latini passa una stagione, quella autunno-inverno, negli inferi, e poi però il fascino supremo di tutto ciò è che lei risale sulla terra. Ogni volta che torniamo all'equinozio di primavera, ogni volta che arrivano le brezze tiepide, ogni volta che rinascono i fiori, ogni volta che il cielo si illumina, ogni volta, ecco, in quel momento Persefone torna. E così è una figura dell'anima Persefone, noi dobbiamo sentirla molto profondamente. Io in un mio libro un po' più polemico di questo, un libro che proprio talmente polemico che non ha avuto nessuna udienza, che si intitola Lettera ai disperati sulla primavera, parlo di Persefone e Venere e Afrodite come le mie due psicoanaliste divine. Questo è poi, io ho sempre fatto, sempre seguito, sempre, ho sempre cercato a fatica e pagando le prezzi di essere dalla parte della primavera, dalla parte della speranza, dalla parte della rinascita. Questo l'ho sempre fatto. Mio rischio e pericolo, pagando prezzi, ma sono contento di averlo fatto, lo rifarei, lo rifarei comunque. Collegamenti con il presente, con la quotidianità sono infiniti. Ognuno può cercarne e trovarne qualcuno. E oggi, come giustamente dicevi tu, sembra più facile parlare di mito. Non lo era quando tu iniziavi a farlo negli anni 70. Italo Calvino se ne accorse di te e arrivò a scrivere della tua poesia, orgogliosamente solitaria e fuori tempo, proprio per la tua capacità poetica di essere propositivo, di essere vitale, di arrivare anche a svolgere un'azione civile, sociale, di denuncia nei testi che tu hai scritto, questa è stata la tua cifra. Oggi, come dicevi tu, è più semplice, è più facile trovare riconoscimento in questo. All'epoca forse bisognava compiere anche qualche gesto eclatante, il tuo mito modernismo che ti portò all'occupazione, insomma, di Santa Croce effettivamente forse si inseriva, ecco, in quella linea, insomma, quasi una provocazione, ma fino a un certo punto. Un gesto di fine giovinezza. La spedizione a Santa Croce, l'occupazione della chiesa e del sagrato, il rilancio della poesia, del valore sociale della poesia, ma insomma, a me fu molto imputato anche. Molti erano d'accordo, mi arrivò un messaggio da Lawrence Ferlinghetti, dalla California, un messaggio da Gao Xixian, futuro premio Nobel cinese, ma Mario Luzi non era a Firenze in quel giorno, ma mi scrisse, se fossi stato qua a Firenze sarei stato dai vostri. Ma per esempio il Corriere scrisse delle cose invece non tanto, della sera intendo, per sì, quello che conta, però scrisse delle cose non tanto gentili, anzi direi addirittura tra insulti e sfottò. Però anche quello, ho resistito anche a quello. E sì, Calvino, lasciatemi dire una parola di ricordo e di ringraziamento a Italo Calvino, perché se non ci fosse stato lui, forse non sarei stato qua a parlare adesso a voi, perché io ero giovane allora ed vivevo in Liguria, avevo lasciato Milano dove io mi sono formato, vivevo isolato e scrivevo con una passione un po' folle, scrivo soprattutto allora poesia. Se non ci fosse stata la recensione di Calvino su Repubblica, non su un giornale, su Repubblica, certo, sul mio libro, parlando del mito, la mia attività di autore avrebbe avuto, insomma, dei rallentamenti, delle difficoltà. Lui mi aiutò moltissimo, io gli fui molto grato, sempre molto grato. Poi diventavamo amici e io avevo la fortuna di leggere in manoscritto, pensate, le sue lezioni americane. Io ero a Roma, andavo a trovarlo e lui mi diede un giorno, parlava Calvino, se eravamo tre non parlava, vis-à-vis si apriva molto, era spiritoso, scherzava, e mi diede il manoscritto della lezione. Io dico, come mai mi dà da leggere in fondo?
E avevo capito perché, perché nel primo, nel capitolo sulla leggerezza, sull'lightness, individua i due poli della sua mente in due figure mitologiche, Mercurio, Hermes, e Vulcano, Efesto. Quindi l'assenso che mi viene da Calvino non fu solo di amicizia personale, perché poi non ci conoscevamo, lui stava ormai, non veniva più, comunque veniva a Sanremo, non lo vedevo, non era neanche d'origine regionale, perché Calvino di Sanremo a me se ne fregava, in un certo senso, in un altro no, ma era dal fatto che lui vedeva nel mio lavoro sul mito una strada che si poteva cominciare a percorrere, e questo era la sostanza vera dell'amicizia, che è durata solo 2 anni, poi Italo purtroppo è mancato, ma io ho imparato molto da lui e gli devo molto, gli devo moltissimo. Non ho mai parlato tanto in pubblico, io non sono di quelli, tanti si sono autodichiarati eredi, che poi faceva ridere, ma sei erede, a dividere te che sei l'erede. Io non ho mai parlato, ma certo, ora è il momento, mi capita spesso di riferire almeno quanto gli devo, perché è giusto, riferire quanto gli devo. E Calvino, se fosse vissuto, non so cosa, avremmo forse il dialogo sul mito tra me e lui sarebbe continuato. Senti, voglio portarti ora ad una riflessione un po' più mirata sulla manutenzione dell'anima, che credo interessi a tutti. Intanto questo libro vi porta a individuare quello che può essere il vostro mito di riferimento. Io l'ho trovato, ad esempio, poi te lo dirò qual è. Però ho letto anche con grande attenzione il tema della manutenzione. Tu citi un poeta inglese, Robert Bly, è un testo straordinario, in cui ci racconta di ognuno di noi come di una persona che quando nasce è libera da condizionamenti. Man mano che cresce, sulle sue spalle spunta un sacco che si riempie di tutte quelle cose che noi via via andiamo a perdere per le convenzioni, per l'abitudine, per i rapporti che dobbiamo mantenere per forza in famiglia, sul lavoro, con gli amici, quelle convenzioni che ci appartengono, quelle passioni che spegniamo magari a volte, che buttiamo nel sacco. Ecco, allora forse un primo suggerimento potrebbe essere quello di provare a svuotare un po' quel sacco, facendo riemergere quelle passioni positive, tenendo a freno invece quelle negative, quei movimenti umani che dentro di noi sono continui sconvolgimenti. Ecco, potrebbe essere una buona partenza, secondo me. Sì, ti ringrazio che hai ricordato la mia citazione da Robert Bly. Robert Bly è un poeta americano che nessuno conosce in Italia, non sono riusciti, io allora dirigevo una corale di poesia da Vittorio Guanda, ma non sono riuscito a farlo passare, perché è un autore che non è nelle convenzioni, anche lui, un autore più grande di me, molto amico di Jane Silman. Bly, in questo suo piccolo A Little Book of Human Shadow, piccolo libro delle umane ombre, racconta questa storia, questa metafora che io ho trovato molto bella del sacco che ci portiamo dietro. Sì. Cioè, noi non nasciamo con un sacco dietro. Il bambino non ha nessuno, non ha niente, no. È libero, bello, è innocente. Poi man mano cominciamo a versare nel sacco tutto quello che al di fuori di noi ci impongono, e quindi cominciamo a mettere nel sacco le interdizioni dei genitori, poi mettiamo quelle della scuola, poi mettiamo quelle del lavoro, finché siamo carichi di obblighi, di doveri sociali e ci dimentichiamo della nostra libertà e di noi stessi. Ecco, questo, rileggere il mito vuol dire anche recuperare la propria libertà, una libertà di essere se stessi e non far gravare troppo il sacco, che poi diventa spesso un sacco di pregiudizi, un sacco di luoghi comuni, no? Ecco, liberarsene è fondamentale. Il libro dovrebbe aiutare un po' a liberarsene da questo sacco. Anche se volete, anche nel libro, nel romanzo su Medusa, Medusa non si lascia sopraffare dal peso alle spalle di quello che ha provato, se ne libera in un modo controverso, difficile, ma se ne libera. Quindi io in questo senso, ecco, sono convinto che ciascuno di noi deve compiere un percorso di liberazione personale e di approfondimento personale e di fedeltà alla propria umanità. Questo è fondamentale. Tu inviti a superare i pregiudizi, e una strada che ci indichi è quella della multiculturalità, cioè della capacità di saperci aprire al dialogo, e tu hai indagato, hai viaggiato molto, hai studiato, approfondito molto i temi che legano, non che dividono, che legano Oriente e Occidente, non solo dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista culturale, umano, hai scritto, ti firmi anche appunto Yusuf,
hai scelto questo nome, credo anche un po' per distinguerti dal tuo omonimo Giuseppe Conte, che sarà domani peraltro a Genova. Un amico mi ha detto: vieni domani che c'è Conte. Ho detto: guarda, Conte per me è oggi, quindi domani non ci potrò essere. Ecco. Però questo tema della multiculturalità io credo che meriti una tua riflessione. Ecco. Anche qui ho il viaggio verso Oriente, verso culture diverse dalla nostra, è cominciato presto per me, ed è cominciato davvero presto, nel senso di voler conoscere cos'è, perché anche i più grandi intellettuali italiani 30-40 anni fa, interrogati sull'Oriente, avrebbero detto: ah, le mille e una notte, è tutto lì. Certo. C'è invece una ricchezza di filosofia, di pensiero, di poesia nella cultura turco-arabo-persiana che un lettore medio italiano non può conoscere. Del resto questi testi non erano in italiano, ne ho tradotto pochi, io li ho letti in inglese e in francese. Poi ho cominciato a viaggiare, perché la mia curiosità di viaggiatore andava lì, e andava lì, quindi Marocco, Algeria, Egitto, fino a Giordania, fino all'Iran. Detto tra noi, l'altra sera ero in discussione così, privata, ma non di meno ricca, con una professoressa iraniana, Sherzad, e parlavamo di come l'Iran viene percepito in Italia, cioè come un paese di delinquenti da buttare via. Bisogna distinguere tra cos'è l'Iran attuale, cos'è il regime attuale e cos'è invece la sostanza spirituale profonda, autentica dell'Iran. Io sono stato in Iran, sono stato alla tomba di Hafiz a Shiraz, ho compiuto un pellegrinaggio poetico, sino, io ho sentito un amore della poesia, ho sentito un calore, un'intelligenza nel popolo persiano, che altrove, non, specialmente in Occidente, specialmente in questa Italia, non sento più. Quindi io sono contento di aver dialogato sempre con l'Oriente. Il nome Yusuf, io ho scritto col nome di Yusuf Abdel Nur, ho scritto I Canti d'Oriente, quindi è un nome d'arte. Poi se qualcuno lo trova sui social è perché, vabbè, sì. Giuseppe Conte è un nome talmente comune, Conte è un cognome comune, Giuseppe non ne parliamo, ho passato gli ultimi anni della mia povera vecchia mamma a rimproverarla di avermi messo questo nome così banale, ma immagina, è perché tuo padre siciliano voleva che ti mettessi il nome del nonno, Don Peppe. Dico, vabbè, però io lo sono subito, io me lo porto adesso, guarda te come me lo porto sulle spalle, un nome che ce ne sono 50.000. Dovevi chiamarmi Arcibaldo, e lì rideva, si immagina tante di quelle risate. Quella. Mia mamma vecchissima, dice, ma come parli di tua mamma alla tua età? E sì, è stato figlio fino a qualche anno fa, e è stato molto bello. E quindi niente, ho dovuto mettere Yusuf Abdel Nur, però è un nome d'arte, è uno pseudonimo per i Canti d'Oriente, e continuo a dialogare. Poi posso dirvi una verità: l'Oriente mi ha risposto, però non è che se tu dai dell'amore e dell'attenzione quelli se ne fregano, perché io sono stato tradotto in arabo ho dato tutto, certo, poesia, sì, certo, sì. E questo qua, sì. Questo qua alla fine del libro del Cairo era esposto in una, che a Torino non me l'ha mai fatto, scusate, a Torino, al festival del Salone di Torino, io non ho mai visto un manifesto così. Questo è in Egitto, Dante l'ha tradotto in Turchia, con grande risalto, in Iraq, in Marocco mi hanno dato un premio che si chiama Arganà, che è il più grande premio internazionale che il Reame del Marocco concede agli autori di tutto il mondo. Quindi io dall'Oriente ho avuto Adonis, il grande, certo, più grande poeta arabo vivente, mi onora della sua amicizia. Io ho fatto anche per lui, l'ho fatto io tradurre in italiano quando dirigevo la collana di Guanda. Quindi l'Oriente mi ha poi restituito quello che io ho dato, quello che l'interesse e l'amore che io ho riversato verso l'Oriente. Quindi è stato bello. Per cui credo di dover continuare, anche se il momento attuale è difficile, perché oggi Oriente e Occidente in certi punti si rischiano di scontrarsi e di avere il confronto addirittura militare. Io continuo a pensare nel confronto spirituale tra i popoli come tra le persone. Quindi io mi auguro molto che prevalga, a un certo punto, prevalga la dimensione dell'incontro spirituale. Questo è, lavoriamo per quello, questo è un lavoro che un autore dovrebbe fare
momento per momento, lavorare perché prevalga la logica dell'incontro spirituale, dell'incontro tra la bellezza, la poesia, la misericordia, la pietà, l'incanto, la felicità. Quelli sono i temi. Cosa vi interessa d'altro? Cosa c'è altro? Perché interessarsi? Perché gli uomini di potere insistono con l'economia? Sì, certo che l'economia è importante, certo. Ma se tu togli la bellezza, la misericordia, la fantasia, l'incanto, la pietà, la bellezza, la felicità, beh, cosa ti resta nella vita? Un pugno di mosche, niente. Quindi io quello sono convinto di lavorare per questa dimensione. Poi, sapete, ognuno fa quello che può, non è che noi siamo, come dire, diceva Shelley, poeti sono i non riconosciuti legislatori del mondo, mi piace molto questa definizione, perché nessuno ti riconosce. Tu sei un legislatore dell'aria, dei pascoli del cielo, però intanto lanci delle idee che poi restano, perché certi poeti che hanno scritto delle cose 200 anni fa, oggi ne leggiamo ancora. Li ritroviamo. Dante, 7 secoli fa, oggi lo leggiamo ancora. Mentre dei banchieri del tempo di Dante, degli uomini d'affari, di coloro che producevano e spandevano il maledetto fiorino, noi non sappiamo niente. E può darsi che un giorno non sapranno mai più niente di quello che quelli che producono e spandono il maledetto euro, e invece conoscano qualcuno che ha scritto qualcuno che ha scritto qualche bella poesia. Perché poi alla fine il senso del mondo è un verso, è un endecasillabo, è una bella poesia. No. Dobbiamo lavorare tutti quanti, ognuno per la sua parte, per favorire l'incontro, per favorire il dialogo. Hai citato dei grandi poeti, hai citato Donis Siriano, ma tu hai conosciuto Miłosz, 1980, premio Nobel polacco. Possono essere considerati i tuoi maestri. Peraltro, da poche ore, come forse avrete letto, è stata nominata vincitrice del premio Nobel per la letteratura, questa scrittrice, poetessa sudcoreana, Han Kang, e leggendo nelle sue motivazioni appunto della giuria al premio, è stata premiata la sua capacità di creare connessioni tra anima e corpo. Sembra un po' il tema che stiamo trattando noi questa sera. Possono essere considerati i tuoi maestri, Adonis, Miłosz? Tu hai conosciuto a Berkeley, il grande poeta polacco. Ho conosciuto Adonis, che era già allora il più grande poeta arabo vivente, a Parigi. E siamo istintivamente diventati amici. Mi faceva un po' ridere, perché da quel momento, quando io ero a Parigi, invece di andare con amici francesi, io finivo nei ristoranti libanesi, finivo in mezzo a... È perché con Adonis avevamo legato proprio nel senso di una concezione comune della poesia e anche di una concezione comune della vita, un uomo divertente, spiritoso, brillante, cose non secondarie, perché molti poeti sono un po' noiosi, diciamo. divertente, spiritoso, brillante e con un'idea di poesia forte. Un'idea di poesia forte, non una poesia così. No, poesia vincente. Quindi, c'è il suo libro che sta uscendo, ho scritto la prefazione a un suo libro che dovrebbe uscire, ma che tengono fermo da Guanda. E da quando non ci sono più io, Guanda la poesia non la fa più, però sto libro prima o poi uscirà, sarà una sorpresa per il lettore italiano, il libro di Adonis. Miłosz è stato un incontro fortunato, ero a Berkeley con la mia traduttrice americana, le abbiamo telefonato, lui un premio Nobel, poteva dire ma chi scavola è, chi è quello lì, cosa vuole? Sì, ci vediamo. Siamo andati a pranzo dal Chepanis di Berkeley, mi ricordo sempre il dettaglio di come Miłosz si abbuffò su del quaglie con la polenta, non so perché pensavo che un poeta premio Nobel non dovesse avere questo istinto così materiale di buttarsi sulle quaglie con la polenta. Però poi finimo per parlare del destino dell'Europa. Lui abitava a Berkeley, ma abitava in California. Poi tornò, da vecchio tornò in Polonia. E parlammo dei destini dell'Europa, fu molto bello, molto bello. Io ho dedicato una poesia a lui. Ma vedete, i maestri italiani? Ah, i maestri italiani pochi. Io sono nato quando... Nella mia primissima giovinezza leggevo autori d'avanguardia, quindi leggevo Sanguinetti, leggevo Balestrini. Poi io ho abbandonato questa... gli altri non li ho mica mai letti, poi i Rombardi non li ho mai letti. Non so che,
Zanzotto l'ho letto in parte, ma non è certo un mio maestro. Sono maestri stranieri. Nella prosa posso dirle, sono miei amici. Calvino, Soldati, quelli sono Mario Soldati, quelli sono stati miei amici e in fondo li considero miei maestri. Nella poesia i maestri sono lontani, sono Montale e Ungaretti. Montale subito, in quanto ligure, e Ungaretti è scoperto dopo. Scoperto, non sapevo chi era Ungaretti, ma come maestro lo è diventato dopo. E poi Sbarbaro, ecco. Beh, questo è un po' un Sbarbaro. Lui sì che mi ha influenzato. Lui sì che io amo moltissimo Sbarbaro, io adoro Sbarbaro, ecco. E poi qualche poeta straniero, Adonis tra i viventi, proprio Adonis è stato per me un prima, maestro anche prima, di vita. Prima parlavamo, prima di dialogare con voi appunto di te, parlavamo, ti ricordi, di Parini, e tu mi dicevi che è un autore, un poeta ingiustamente dimenticato, forse in qualche antologia scolastica, ecco, c'è qualche pagina, è una poesia sua, ma l'abbiamo un po' perso. Sul tema della caduta effettivamente lui si è misurato con grandi risultati. Io, quando ho sentito Beffredi che mi parlava del tema della caduta, e quando poi ne ho parlato con te, io onestamente mi è subito venuto in mente il testo della letteratura italiana che porta per titolo La caduta, ed è di Giuseppe Parini. Voglio solo farvene un cenno. Lo dedico al professor Verdina, che lui sicuramente ama Parini. La caduta comincia così. Quando Orion dal cielo, declinando imperversa, e piogge, neve e gelo sopra la terra ottenebrata versa, me, spinto nella iniqua stagione, infermo il piede tra il fango e tra l'obliqua furia dei carri, la città gir vede. E per avverso sasso, mal fra gli altri sorgente, o per lubrico passo, lungo il cammino, stramazzar sovente. C'è una descrizione della Milano invernale, Orion del cielo, quando inizia l'inverno, neve, fango, che è bellissima. E vedi il poeta, il vecchio poeta, lui aveva 55 anni, ormai a quell'età, 55 si era vecchi, che stramazza e cade per colpa del gelo, degli sassi che spolgono. E allora, ecco, cade che realmente, un bambino innocentemente ride, no? Ride prima, poi si commuove. E invece è un passante, lo soccorre, lo aiuta a rialzarsi, gli raccoglie nel fango il cappello e il bastone, ma non si limita a questo. Lo riconosce, sa chi è, e gli parla, gli dice: tu sei Giuseppe Parini, sei famoso in tutta la città per la tua poesia e il tuo nome è ormai noto anche tra i forestieri. E come mai tu non hai una carrozza? Come mai giri così a piedi in balia della furia delle carrozze altrui e scivoli e cadi? E ti trascini per strada, i tuoi versi sono lodati, ma non ti hanno procurato niente, neppure una carrozza. Allora cambia, prendi una nuova strada. Ecco il consigliere che lo fa, cerca di farlo cadere nell'anima, di prostrargli l'anima. Gli dice: dunque, per l'erte scale arrampica qual puoi e fa gli atri e le sale ogni giorno ululare dei pianti tuoi. Cioè diventa un arrampicatore sociale e diventa un piagnone, una vittima, va a dire in giro, va a lamentarti in giro, chissà di cose. Molti intellettuali lo fanno oggi, diciamo. Se tu sei più astuto, i cupi sentier trova colà dove nel muto aereo il destin dei popoli si cova, e fingendo nuova esca al pubblico guadagno, l'onda sommuovi e pesca insidioso nel turbato stagno. Ecco, pesca nel torbido, questo è il consiglio che gli dà. Pesca nel torbido, per avere la carrozza. Devi pescare nel torno, devi metterti coi potenti, vedere dove va il denaro e poi pescare al momento giusto e ottenerlo. E allora l'ambiguo soccorritore passa poi il segno, perché gli dice anche: lascia la poesia, cosa fai la poesia? Cosa fai la poesia? Lascia perdere. Cerca di divertire il pubblico, di scrivere poesie oscene, poesie pornografiche, poesie divertenti, per il pubblico ignorante dei potenti. Scrivi versi osceni e scurrili. E allora il vecchio poeta, che finora è stato zitto, sbotta davvero. E chi sei tu che sostieni a me questo vetusto pondo e l'anima tenti prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto. Ecco, lui,
questo consigliere diabolico, questo Mefistofele, gli cerca di far cadere l'anima. Lui è caduto col corpo, è capito a tutti. Signor, io alla stazione Brignone di Genova, prima di farmi rifare le due cataratte agli occhi, quante volte gli scalini della stazione ho rischiato, anzi un giorno sono anche caduto proprio. Ma è una caduta fisica, perché al tempo che trova, se non ti fai male, se non ti rompi proprio qualcosa. Ma la caduta morale, io volevo parlare proprio della caduta etica, caduta di senso etico, caduta morale, è terribile. Quindi lo dice così, si ribella. E bisogna dire, queste cose perché non vengono lette a scuola? Perché la parola vetusto è difficile. Allora cosa ci vuole? Le dice al ragazzo, guarda, vetusto vuol dire vecchio, in cavolo tuo. Pondo è difficile, vuol dire peso, cosa ci vuole? Cosa ci vuole? E dire, no, ma non è meglio dire, è meglio usare parole trendy, parole alla moda, parole. Raga, bro, e no, col cavolo. Chi sei tu che sostieni a me questo vetusto pondo e l'animo tenti prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto. E questa è un po' la caduta sì, terribile di qui. Adesso non vado avanti, anche io perderei tempo, farei una lezione, farei un'ora intera a parlare di Giuseppe Parini, ma mi fermo qua. Però c'è la caduta, prostrarmi l'anima, farmi cadere, perché si può cadere con l'anima, è peggio che cadere con le ginocchia, con i piedi, è peggio. Cadi con l'anima e poi non ti fai più fatica a rialzarti. Invece Parini si rialza e dici, cosa deve fare il poeta, l'intellettuale? Né si abbassa per duolo, né s'alza per orgoglio, e ciò dicendo solo lascio il mio appoggio e bieco indi mi toglie. Se ne va via bieco, guardandolo storto, guardando. Lo aiutate, è vero, gli ha tirato sul cappello il bastone, ma lui lo guarda bieco, così ingrato ai soccorsi o il consiglio a rispetto, e privo di rimorsi, col dubitante pie torno al mio tetto. Ecco, con dubitante piede, cioè accetta di essere vecchio, storpio, ma l'anima è salva, l'anima è alta, l'anima è... Questo qua dovrebbe essere insegnato ancora un po' oggi nelle scuole. Capisco che è difficile, Parini si legge male, se le scuole si legge male diventa polveroso, la gente non bisognerebbe così. L'ha riscoperta. Io leggere così, sì, ancora... tutti i classici, perché la caduta della cultura umanistica è grave, è una delle cadute più gravi del nostro tempo. Andrebbe riscoperta la cultura umanistica, ma riscoperta in maniera vitale, non in maniera polverosa, in maniera vitale. Qui ci sono degli insegnamenti vitali, no? Qui c'è vitali. Ma come? Cioè, io cado alla stazione Brignone, ma come? Tu cadi? Come? Tu sei un autore, hai fatto tanti libri, e non hai un autista che ti porti, cioè ne devi prendere ancora il treno. Cioè, sì, devo prendere il treno. Non sono sceso a compromessi, non ho pescato nel torbido, non mi sono arrampicato sulle scale dei potenti e non sono andato a lagnarmi, a fare il piagnone di fronte ai potenti. Questo sono contento di averlo fatto. È attualissima questa poesia, è attualissima. I nostri politicanti dovrebbero leggerla. Soprattutto come hai saputo attualizzarla tu. Ecco. Dovrebbero leggerlo, leggerlo il mio, anche il mio omonimo dovrebbe leggerlo. Sarebbe bene, gli farebbe bene se la leggesse. Il mio omonimo gli farebbe bene se la leggesse. Magari domani glielo diremo. Glielo lo porteremo domani. Si lega la caduta del Parini. Vediamo. Vabbè. Sì. Senti, no, io avrei ancora tante domande. Chiedi, insomma, vorrei continuare ancora a dialogare con te a lungo. Una cosa mi aveva destato curiosità, effettivamente, perché io ti ho definito un cronista dell'anima all'inizio, ma tu sei anche autore di un controgiornale, insomma, sui social, ecco, tu prepari, ecco, questo che tu chiami controgiornale, appunto, dove riunisci una serie di informazioni, posso magari dirlo, che possono sfuggire, rifletti. Mi dà te che sei nei giornali molto più di me. Certe mie idee che scrivo lì, sì, i giornali su cui scrivo, sono due, non dubito che le prenderebbero in quella forma, vero? Sono d'accordo. Cronista dell'anima è nata, però te lo devo dire, questa forma è nata da un giornale. Quando io ho cominciato a collaborare al 19° tanti anni fa, che è l'unico mio rapporto con Genova, io non ho mai avuto tanti rapporti con Genova, però il 19° in effetti da tanti anni mi fa scrivere. E un direttore mi disse, beh, lei può fare per noi il cronista dell'anima, mi piacque molto. Il e io quando parlo con i nuovi direttori, mi cambiano sempre, cioè non ho, dico, io amo fare il cronista, se lei mi dice, è successo questo, io analizzo, commento, guardo, studio,
Quindi cronista dell'anima non lo trovo come una formula, è una formula che nasce dal giornale, bene, ma che poi va bene anche nei libri. Assolutamente. Che poi va benissimo, certo, anche certo, nei libri. È una cifra che ti accompagna nella tua produzione. È una cifra che va bene anche nei libri, sì, sì. Ecco, io vi porto la mia, siamo in chiusura, la mia esperienza. Dopo aver letto questo libro, ho continuato con la mia vita di sempre, che prevede anche la lettura. In questo momento sto leggendo V13 di Emmanuel Carrer, che parla della tragedia del Bataclan. E poi invece sto facendo un lavoro su Byron, e quindi sto approfondendo l'eroe byroniano. Ecco, dopo aver letto questo tuo libro, ti confesso, cerco di legare quanto sto leggendo al tuo libro per andare a cercare quei miti, quei mostri che possono far parte di certe scelte che per noi sembrano folli e che invece comunque ci possono ricondurre anche al mito, quei mostri che hanno armato le mani di chi poi ha provocato quella tragedia nel 2015 al Bataclan in Francia. Ma anche l'eroe byroniano, che è questo pendolo continuo tra elementi positivi ed elementi fortemente negativi. Ecco, ci si rimanda, si arriva sempre lì, al mito, a un'anima che noi abbiamo il dovere di tenere sempre pulita, cioè di fare sempre un'attività preventiva di manutenzione, quei mostri che tutti noi dobbiamo sempre tenere a bada. Ecco. E quindi io credo che se noi dobbiamo dare un senso ad un libro, ma ad una produzione, dobbiamo proprio cercarla in quello. Ecco, abbiamo gli strumenti, noi, tutti noi, per riuscire a fare questa manutenzione dell'anima, che è fondamentale e con cui tutti i grandi si sono confrontati, anche gli autori che tu hai trattato. E vorrei chiudere con Odisseo, che tu appunto racconti in un modo davvero bello, insomma, sorprendente, ecco, per tanti aspetti. Io ho nella tua produzione trovato una tua poesia, insomma, che si intitola Non c'è un'Itaca nella mia vita, mentre c'era per lui, ecco. E se sei d'accordo e se tu la vuoi leggere, chiuderei così questo. Puoi anche venire qua al leggio se sei più comodo, ecco. Sì, forse perché sì. Credo grazie. Che forse grazie, possa Minella, meritare. Io non so come hai fatto a individuare proprio questa, perché è la poesia che leggo più spesso ormai in pubblico. È una poesia che era anche una delle più recenti, in fondo, no? Sì, te do è una delle raccolta, più delle, certo, mia raccolta più recente. Parli di mare, quindi è una cosa che ci unisce. E allora ve la leggo volentieri. E con questa poesia saluto tutti voi e vi ringrazio davvero per la vostra attenzione, la vostra partecipazione. Non c'è un'Itaca nella mia vita, non c'è un'isola a cui tornare, soltanto solitudine, alto mare. A lungo ho navigato senza bussola, non ho fissato gli occhi alla stella polare, sono andato lasciando che la rotta la decidessero le stelle e il vento. Me ne stavo sotto coperta ad annotare sul mio libro di bordo tutto quanto appare e poi scompare come la luna. Ho conosciuto il canto che annega della sirena, la danza pietrificante dei capelli di Medusa, e come Giona il ventre buio della balena, ma vi giuro, non ne ho avuto paura. Parla di mostri soltanto chi ha piena di mostri la sua anima e non sa che cos'è l'innocenza delle cose, cosa sono le spine e le mimose. Non c'è un'Itaca nella mia vita, non c'è un'Itaca a cui tornare, ma libeccio e maree mi hanno fatto approdare in tanti porti dove stavo un po' al sicuro per i rifornimenti, le riparazioni, lavoro di mastri d'ascia e calafatti. Ho potuto visitare tanti mercati, aggirarmi tra spezie, pezzi di seta, vasi di rame e finalmente appagarmi nelle brame di donne audaci e incantevoli, rosse come le rose, dolci come le fragole. Sono stato innocente e peccatore. Se peccato è lasciarsi trascinare dalle onde tra corolle di sole e di salino. Non avevo un Telemaco da far crescere, né un bagaglio di merci da vendere. Dio l'ho invocato e sentito vicino, anche se non ho mai posseduto davvero la fede che salva, che svela il mistero. Così, ancora oggi, che l'età mi preme sulle spalle e mi piega, vado su una zattera alla deriva, solo, in attesa dell'ultimo naufragio, della tempesta definitiva. Ma sino all'ultimo,
amerò questo mare. Mi dirò che ne valeva la pena, che è stato bello anche così viaggiare, che per me l'unica meta è stata vivere e amare sempre e scrivere. Grazie. Giuseppe Conte, grazie. Grazie a tutti voi. Grazie davvero. Grazie. Giuseppe Yusuf Conte. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Sergio. Grazie. Grazie. Grazie davvero a tutti voi e grazie davvero a Giuseppe Conte, Massimo Minella. Giuseppe Conte, grazie. Grazie.